supererò ciò a cui teneva così tanto. L'ho conosciuto, sapete? Era un vero colosso, una montagna sul sé. Vattene! Vattene, hai capito? Non capisci la lingua del re? Non ti avevo visto, vecchio. Avrei messo un po' in ordine se mi avvisavi che venivi. Il ragazzo si chiama Connor. È qui per restaurare la proprietà. Restaurare? Restaurare! Scusa per prima. È ancora la più veloce dell'Atlantico. Magari con qualche ritocco. Ma niente di grave. Un po' di olio di gomito e volerà di nuovo. Chi è lei? Chi è lei? È l'aquila, amico. Lo spettro dei mari del nord. La barca. Cosa? Una barca? È una nave, amico. Vedi di ricordartelo. Il ragazzo non era qui per sistemare un po' di cose. Questo non ha mai messo piede su una nave. Connor, ci rivediamo a casa quando avrai finito qui. Dici che gli servono riparazioni? Sei in grado? Le servono e come? La nave è femmina, amico. Sì, la posso sistemare, ma mi serve il materiale giusto. Del buon legname, tanto per cominciare. Ci penserò io. Quanto ci vorrà perché lei possa tornare in mare? Tu pensa al legname, ragazzo. E io penserò alla ciurma. Eccoti qui. Devo mostrarti una cosa. Vieni, guarda qui. Che cos'è? Un registro. Serve a gestire gli affari della tenuta. E questi? Sono passati anni. Prima della brucellosi, prima dei templari, prima che tutto crollasse. Ma è acqua passata. Meglio concentrarci sul nostro futuro. Prendi il libro mastro e ti mostrerò come funziona. Thank you.
tempo correva via veloce. Tra giorni di studio, addestramento, lavoro. Nel poco tempo libero che Achille mi concedeva, indagavo sui Templari, su Charles Lee e mio padre. Volevo affrontarli, sventare i loro piani, garantire al mio popolo pace duratura e libertà. Ma sapevo che era presto, che attaccandoli allora mi sarei fatto uccidere, che tutto il mio lavoro sarebbe stato vano. Pazienza, misura, queste erano le virtù più ardue da apprendere. Ma con il tempo riuscii ad assimilarle. I giorni divennero mesi e i mesi anni. La mia abilità e la mia conoscenza crescevano, proprio come me.